Tra miliardi di anni il Sole diventerà una gigante rossa e poi morirà lentamente. Dunque, è arrivata la fine del Sistema Solare e questo è il tuo manuale di sopravvivenza. Cosa succederà quando la Terra diventerà troppo torrida per il sostentamento della vita? In quale altro luogo nel Sistema Solare potrebbe vivere la civiltà umana? E come apparirà il Sole alla fine dei suoi giorni? Questo è cosa succederebbe se sopravvivessi alla scomparsa del Sistema Solare. Per circa 4,5 miliardi di anni, il Sole è stato il centro luminoso del nostro Sistema Solare. Alimentato dalla fusione nucleare al suo centro, brucia 661 milioni di tonnellate di idrogeno ogni secondo. Durante la sua evoluzione stellare, il Sole ha bruciato circa la metà della sua fonte di combustibile. Ciò significa che alla nostra stella rimangono ancora 5 miliardi di anni da vivere. Quando il Sole consuma l'idrogeno attraverso la fusione nucleare, diventa più satero di elio ed emana ancora più energia. Continuando a bruciare idrogeno, il Sole diventa circa il 10% più luminoso ogni miliardo di anni. Alla fine, tutta quell'energia spingerà verso l'esterno gli strati più esteriori del Sole, facendo aumentare di dimensione la nostra stella. Come risultato, avremo una gigante rossa al centro del nostro Sistema Solare. Andiamo velocemente avanti nel tempo, a circa 1,5 miliardi di anni da oggi. Mi dispiace dirlo, ma le cose non andranno molto bene per la vita sulla Terra. A causa del suo aumento, la luminosità del Sole provocherà un intenso surriscaldamento globale. Il nostro pianeta diventerà così caldo che i nostri oceani inizieranno a bollire. Il calore e le radiazioni crescenti del Sole sposteranno la zona abitabile del Sistema Solare. Pertanto, l'area in cui potrebbe esistere acqua liquida si muoverà verso Marte. Sì, Marte diventerà abitabile e potrebbe essere la prima destinazione di insediamento umano. Ma per creare un'atmosfera respirabile, il pianeta rosso dovrebbe essere terraformato. A questo punto, Marte potrebbe rimanere abitabile fino a 5 miliardi di anni. Quindi avremmo tutto il tempo per decidere la nostra mossa successiva. Tra circa 7,5 miliardi di anni, il nostro Sistema Solare avrà un problema gigantesco. Anzi, un problema con una gigante rossa. La nostra stella esaurirà il suo combustibile a idrogeno e inizierà a bruciare elio. Il Sole si espanderà vaporizzando completamente Mercurio. L'atmosfera di Venere brucerà. Alla fine, il Sole in espansione inghiottirà l'intera Venere. E la nostra Terra? Bene, verrà ridotta in un nucleo di ferro denso e bollente. Anche la nostra nuova dimora su Marte non sarà più abitabile. La speranza migliore dell'umanità sarebbe quella di approdare su Europa, la quarta luna più grande di Giove. Il suo spesso stato di ghiaccio si scioglierà a causa dell'aumento del calore del Sole. Europa potrebbe diventare un meraviglioso mondo acquatico. La luna di Giove potrebbe essere la nostra dimora per qualche centinaio di milioni di anni. In quel momento, il Sole raggiungerà la sua dimensione massima come gigante rossa. Sarà circa 3.000 volte più luminoso di oggi e la sua superficie potrebbe estendersi ben oltre l'orbita terrestre. Tra 8 miliardi di anni, il Sole potrebbe ostacolare l'esistenza fino a Plutone. A quel punto dovremmo sperare di trovare una dimora su un lontano pianeta nano nella fascia di Kuiper. Le temperature lì potrebbero essere simili a quelle a cui siamo abituati sulla Terra. Per questa generazione di esseri umani, la vita sulla Terra apparterrà ad un passato molto, molto lontano. 2 miliardi di anni più tardi, le riserve di carburante del nostro Sole si esauriranno completamente. Il Sole diventerà instabile e inizierà a pulsare. Questo gli farà scrollare di dosso i suoi strati più esterni. Il Sole si trasformerà da gigante rossa a nana bianca. Ciò significa che le sue dimensioni si ridurranno fino a raggiungere quelle attuali della Terra. Sprigionerà enormi quantità di raggi X, ma emetterà meno calore. La zona abitabile cambierà drasticamente ancora una volta. Potrebbe andare dalla cintura di Kuiper a dove si trovava Mercurio. Affinché la civiltà umana continui, dovremmo spostarci sull'esopianeta abitabile di un'altra stella.
la nostra stella nana bianca emetterebbe radiazioni per quadrilioni di anni. Quindi, tornare nella sua nuova zona abitabile non sarebbe una buona idea. Quando quello che un tempo era il Sole esaurirà l'ultima energia, non sarà più luminoso e non emanerà più calore, ma avrà ancora una massa e l'attrazione gravitazionale. Potrebbe diventare una nana nera. Tuttavia, gli scienziati non hanno ancora trovato stelle del genere, in quanto dovrebbero essere più antiche del nostro universo, vecchio 14 miliardi di anni. Ce l'hai fatta. Sei arrivato alla fine del Sistema Solare. Sono sicuro che non è stato facile dire addio al Sole. Ma almeno non esploderà domani. O forse sì. Beh, ma questa è una storia per un altro... Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...